Eccoci qua. In questo breve video parleremo un po' dello stress. Che cos'è lo stress? Se può essere considerato un problema o addirittura una risorsa. Anzitutto è importante dire che lo stress non è una malattia e che di fatto è una forma di adattamento. Ogni volta che dobbiamo affrontare una situazione nuova, ma anche imprevista, siamo sottoposti a un certo livello di stress, quindi lo stress è funzionale alla crescita e allo sviluppo. Lo stress quindi non è sicuramente una malattia. Altrettanto vero però è cercare di conoscere lo stress, i livelli di stress e come gestire le conseguenze del nostro stress. Benché lo stress spesso venga associato alle cose che noi dobbiamo sopportare, alle cose, alle sfide che noi dobbiamo affrontare, spesso lo stress non è legato tanto al peso, ma è legato soprattutto ad un altro fattore importante e strategico, che è il tempo. La vera domanda dello stress, riguardo lo stress, è quindi per quanto tempo devo sopportare una certa situazione, per quanto tempo devo tollerare qualcosa o qualcuno. Quindi il fattore tempo è determinante. Un altro elemento di strategica rilevanza quando si parla di stress è la nostra personalità. Non tutti, infatti, reagiscono allo stress nello stesso modo, e questo dipende anche e soprattutto dalla nostra personalità. Esiste, infatti, un certo tipo di personalità, il cui tratto principale è l'ostilità, che è più predisposta allo stress. Quando infatti parliamo di considerazione dello stress, ma anche di tendenza alla tolleranza o meno dello stress, dobbiamo riferirci anche e necessariamente alla nostra personalità, come siamo strutturati, per vedere se la nostra personalità è più o meno compatibile, diremo, tra virgolette, con lo stress. Quindi, ripeto, esiste un certo tipo di personalità che è più predisposta allo stress. Un altro elemento fondamentale quando si parla di stress e di gestione dello stress è il controllo. Quanto penso di poter controllare la situazione? Nel momento in cui io penso di controllare una certa situazione, allora potrò anche gestire un certo stress, un certo livello di stress. Nel momento in cui non mi sento più, diciamo, responsabile magari di ciò che mi sta accadendo in primis e non riesco a controllare una data situazione seppur stressante, allora 2 più 2 non fa più 4 e andiamo in distress, cioè stress negativo. Quindi il controllo è un fattore chiave oltre al tempo. Dobbiamo anche sottolineare un fatto importante, che spesso ciò che accade viene poi metabolizzato, viene poi pensato e ripensato n volte da parte dell'individuo, perché noi siamo fatti in questo modo. Il nostro pensiero può infatti più volte ritornare sullo stesso argomento che ci ha stressato, sull'evento stressogeno che abbiamo vissuto, su un litigio, su un conflitto, su un determinato incidente. È questo che fa la differenza, la quantità del pensiero. E quindi, poiché non c'è una differenza tra realtà e immaginazione per il nostro cervello, se io penso un miliardo di volte al giorno allo stesso evento, soffrirò maggiormente di stress. Questo per dirvi che per gestire e affrontare lo stress occorre un approccio non solo mind, legato appunto al tipo di pensiero, ma anche all'azione. Cosa posso fare per gestire appunto lo stress? Intanto, questo è un ottimo inizio, un ottimo primo gradino per conoscere bene lo stress, per affrontarlo e per gestirlo, perché dobbiamo ricordarci che solo il 10% di ciò che accade è realmente stress, il 90% è legato al timore, alla paura di ciò che potrebbe accadere. Quindi in questo si riflette molto il nostro stile di pensiero. Ma di questo e di tanto altro ne parleremo prossimamente sul mio sito www.mircoturco.it. Ciao e a presto.